Maria, mamma dolcissima dei sacerdoti, mediatrice e dispensatrice di tutte le grazie, dal profondo del mio cuore ti prego, ti supplico e ti scongiuro a ringraziare oggi, domani, sempre Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Pace e bene, fratelli e sorelle. Oggi questo pensiero è rivolto soprattutto ai sacerdoti. Maria, mamma dolcissima dei sacerdoti, mediatrice e dispensatrice di tutte le grazie, dal profondo del mio cuore ti prego e ti supplico, ti scongiuro e ti ringraziare oggi, domani e sempre, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Ecco, Padre Pio era sacerdote, Padre Pio voleva bene ai sacerdoti e Padre Pio dava dei consigli ai sacerdoti, soprattutto nel consacrarsi al cuore immacolato di Maria. Il sacerdote dovrebbe essere un po' come Maria, Deve custodire, come dice il Vangelo, Maria custodiva nel suo cuore. Tutte queste cose le custodiva nel suo cuore. E il sacerdote deve custodire nel suo cuore Gesù. Deve custodire questo grande segreto, Gesù, soprattutto quando il sacerdote celebra la Santa Messa. Papa Giovanni Paolo II, santo, quando aveva beatificato Padre Pio e nella santificazione l'aveva additato come modello per tutti i sacerdoti. E quindi dobbiamo prenderlo come modello, questo grande santo, perché vedete i consigli che ci dà, sono meravigliosi i consigli che dà. Maria, mamma dolcissima dei sacerdoti, è la mamma nostra, di ogni sacerdote. Ecco perché quando lui dice oggi la mammina mi ha preso per mano e mi ha accompagnata all'altare, io ripeto che tutte le volte che il sacerdote celebra la Santa Messa, accanto al sacerdote c'è la Madonna, c'è lei. Perché? Perché il sacerdote agisce in persona di Cristo. Quando il sacerdote celebra, è Cristo che celebra. Quando il sacerdote confessa, è Cristo che confessa e che ti assolve, fratello e sorella che vi ascolti. Voi pensate che Padre Pio, e lo scrive Padre Marcellino, non sono mie invenzioni, Padre Marcellino che è vissuto accanto a Padre Pio e che è stato uno storico, scrivendo dei libri ultimamente, ecco, dice che la Madonna gli stava accanto anche nel confessionale. E questo è bello, sapete. Nel confessionale la Madonna stava accanto a Padre Pio a dargli dei consigli per i penitenti. Questo sì, questo no, questo lo devi aiutare, figlio mio. Questo non cambia se tu non lo tratti così. Ma solo Padre Pio poteva fare questo, perché era un mistico. Aveva questo contatto. Ecco, come io parlo con la persona che mi sta davanti, come voi parlate in casa con i vostri figli e le persone care che vi stanno accanto, così Padre Pio parlava con la Madonna. Gli era familiare. Ecco perché noi dobbiamo avere quest'amore verso Padre Pio che ci aiuta ad amare la Madonna. Lo ripeto ancora, ma lo sentirete in tante volte. Vorrei avere una voce sì forte da gridare a tutto il mondo: amate la Madonna. Pensate quanto soffriva Padre Pio quando sentiva che qualcuno si accusava di aver bestemmiato la Madonna. Mamma mia! Ne soffriva moltissimo e qualche volta il penitente, se non era pentito, veniva cacciato via. Pensiamo noi se sentiamo parlare male delle nostre mamme terrene, ma cosa faremo? Immaginiamoci Padre Pio che sentiva bestemmiare il nome della mamma celeste, di quella mammina che ha tanto amato e che lo ha tanto aiutato. Guai! E gli dava penitenze per poter dire: sono pentito e prego questa mamma che mi perdoni e che mi assista.
amiamo la Madonna sempre. Pace e bene a tutti.